Allora, un saluto a tutti, noi siamo pronti. L'ospite di oggi è il professor Giulio Tremonti e ogni, diciamo, presentazione è superflua, ma insomma ci provo lo stesso. Giulio Tremonti è stato ministro delle finanze nel 95-96, per 3 volte poi il ministro dell'economia e delle finanze nei governi Berlusconi 2, 3, 4, è stato vicepresidente del Consiglio del governo Berlusconi 2. E attualmente è presidente dell'Aspen Institute Italia ed è un professore di diritto tributario dell'Università di Pavia, ora in congedo. L'argomento della conversazione di oggi è la globalizzazione, la rivoluzione digitale e soprattutto l'insieme di crisi, diciamo, possibili e ormai già attuali che questi due fenomeni stanno portando in Italia, in Europa e nel mondo in generale. E lo facciamo partendo dall'ultimo libro del professor Tremonti, Le tre profezie, edito da Solferino, che in realtà diciamo, riprende e amplia temi che il professor Tremonti ha trattato anche in libri precedenti, ormai da forse da più di 20 anni a questa parte. Sempre avuto una visione critica della globalizzazione. Ormai la critica della globalizzazione è una cosa in generale abbastanza di moda, ma insomma lui può dire io l'avevo detto da prima e ne ho le prove scritte, direi. Prego. Dunque, il titolo del libro, Le tre profezie, è in qualche modo enigmatico. Allora comincio presentandovi i tre profeti. Sono Marx, Goethe e Leopardi. Avevano, 2 secoli fa circa, hanno avuto la capacità di vedere il futuro. È un futuro che adesso, per concentrazione, si realizza. Non avevano l'iPad, non avevano il computer, ma ripeto, avevano una notevole capacità di previsione. Oggi c'è in giro tanta gente che ha l'iPad e il computer, ma una limitata capacità di capire non il futuro, il presente. Marx, la profezia di Marx, sta nel manifesto, ovviamente, in tanti altri scritti. All'antico isolamento nazionale subentrerà una interdipendenza globale, ma lo stregone non potrà più dominare le potenze sotterranee da lui evocate. Goethe, il più complesso e forse il meno noto in questi termini, nel Faust, il suo Opus Magnum, c'è la prefigurazione, l'intuizione sulla vita che è possibile in termini mentali, adesso diremmo in termini digitali, una vita parallela e alternativa rispetto a quella reale. Ed è l'idea di poter immaginare un mondo che non c'è, ma se tu lo immagini si concretizza. Diciamo che il vecchio detto in un qualche modo illuminista, cogito ergo sum, in Goethe è nel Faust digito ergo sum. La cosa più divertente e interessante del Faust è comunque, l'attualizziamo, i biglietti alati voleranno tanto in alto che la fantasia umana, per quanto si sforzi, mai potrà raggiungerli. E questo è nel Faust. Ed è l'idea della cambiale di Mefistofele, l'idea della banconota. Non per caso a Weimar sulle banconote c'erano i versi del Faust: abbi fiducia in me, credi in me. Ogni riferimento alla BCE è puramente casuale. E l'ultimo è Leopardi. Leopardi è noto come poeta, io pensavo fosse solo un poeta. La Ginestra, l'infinito, nello Zibaldone c'è una infinita quantità di intuizioni filosofiche, politiche. E Leopardi viene crescentemente considerato e apprezzato, più ancora che da noi in America. E Leopardi è sceso nella biblioteca del padre, è sceso nei segreti della umanità, della storia, e mi ha tirato fuori una idea, credo, fondamentale. Lo sviluppo,
non è mai lineare, è circolare. E su Roma dice una cosa attuale, dice: quando tutto il mondo fu cittadino romano, Roma non ebbe più cittadini, e quando cittadino romano fu lo stesso che cosmopolita, non siamo né Roma né il mondo, e l'amor patrio di Roma, divenuto cosmopolita, divenne indifferente, inattivo e nulla. E quando Roma fu lo stesso che il mondo, non fu più patria di nessuno. E fu così che Roma cadde. E questo è in qualche modo un pensiero che riguarda in questo momento la globalizzazione. Sono cose di cui mi sono occupato, argomenti, per tanti anni. Io ricordo, ma non voglio sviluppare la mia bibliografia, nel luglio dell'89 il Corriere della Sera mi chiese di scrivere un articolo sul rapporto tra la Rivoluzione Francese, la prima, 1789, e questo 89. E nell'articolo più o meno scrivevo: sta cedendo la catena politica fondamentale, la catena Stato, territorio, ricchezza. Lo Stato controlla il territorio e quindi controlla la ricchezza, che è mineraria, industriale, agraria. Controllando la ricchezza ha il monopolio della forza, batte la moneta, riscuote le imposte, le leve militari, dice la giustizia. In quell'articolo, l'avevo notato facendo l'avvocato, vedevi che la ricchezza si stava lentamente staccando dai vincoli territoriali, stava entrando nella Repubblica Internazionale del Denaro. Per inciso, era un ragionamento su come far pagare l'IVA a Londra. Il Corriere intitolò quell'articolo, molto meglio il titolo del testo, una rivoluzione che svuoterà i parlamenti. E questo era nel luglio dell'89, prima ancora della caduta del muro di Berlino, che accelera la storia. Credo mai corso dell'esperienza storica un cambiamento così forte è avvenuto in un tempo così breve. 89 cade il muro, nel 94 a Marrakesh in Marocco viene fatto il trattato WTO, che non è un trattato commerciale, mercantile, è un trattato politico. Tutto il mondo unificato da una unica geografia mercantile piana regolata dalla democrazia. Poi nel 2001 l'Asia entra nel WTO, la Cina, nel 2008 la crisi, la prima quella finanziaria, e poi da ultimo la pandemia. E io penso che questa cascata di fenomeni intensissima, guardiamo com'era il mondo 30 anni fa, c'erano i telefoni fissi, i confini, non c'era internet, era un mondo radicalmente diverso, secondo me migliore di quello di adesso, ma è un'opinione personale. Tutto accelera e si sviluppa nella logica della globalizzazione. Io ho conosciuto gli illuminati che ne disegnavano il tracciato. Adesso, per esempio, c'è un nuovo libro di Fukuyama, il filosofo di corte della globalizzazione, che diceva: è la fine della storia. Mi pare come di capire che la storia sta tornando con gli interessi arretrati, accompagnata dalla geografia. Era un mondo nel quale si pensava di creare l'uomo nuovo, con le leggi che lo rendevano politica di corretto. E appunto un mondo nuovo ispirato dal mercato e dalla democrazia. Anche verso la Cina, nella retorica del WTO si diceva: la Cina è in cammino verso lo sviluppo, è in cammino verso la democrazia. Verso lo sviluppo sì, fin troppo. Verso la democrazia magari c'è qualche dubbio ancora adesso. Io, per chiudere, vorrei dire questo, e poi tanti altri libri. Io ricordo, ho scritto
Nel 92 nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni. Nel 95 il fantasma della povertà e poi tanto altro. Non potevi fermare un processo di questo tipo, ma potevi farlo in un tempo più lungo e più saggio. Non era detto che il WTO fosse nel 94, che l'ingresso dell'Asia fosse nel 2001. Quello che è venuto velocemente è stata la crisi finanziaria e adesso la pandemia. Non affermabile, ma forse una rivoluzione storica realizzabile in modo più lungo e più saggio. Non tutto male, ovviamente, però anche c'è un lato oscuro. Il lato oscuro è l'inquinamento, non tanto il cambio climatico, secondo me, che non è dovuto a cause umane e l'asse terrestre. Se uno mi dice che non è vero, mi deve spiegare perché si chiama Groenlandia, che deriva da Grönland, che vuol dire terra verde. Ma certamente l'inquinamento è crescente ed è portato dalla esasperata globalizzazione. E poi adesso i disordini. Per finire, quando la storia fa una svolta puoi avere gli angeli ma anche i demoni. E uno di questi è certamente stata la pandemia. Non è il caso di, non siamo in grado di capire quali cause, in che termini, però è evidente che la pandemia ha modificato, ha inciso sulla globalizzazione, sul suo software. Ci è stato detto, ho letto, scritto, la pandemia genera una tragedia umana di proporzioni bibliche. Che sia una tragedia sanitaria è vero, ma nella Bibbia le tragedie sono molto più pesanti e diverse. In ogni caso è un magazzino di miti, di leggende la Bibbia. C'è il diluvio universale, il paradiso terrestre. Io chiudo con questo. La pandemia ha agito modificando il meccanismo mentale della globalizzazione. Nella Bibbia la cosa più vicina è la Torre di Babele. L'uomo si unisce, gli uomini costruiscono una torre sempre più alta, sfidando la divinità, la quale divinità si arrabbia e gli toglie la lingua unica. Togliete lingua unica e mettete pensiero unico. La pandemia, con tutti i suoi effetti, anche psicologici, politici e di comportamento, ha modificato quello che era il meccanismo positivo e progressivo della globalizzazione. Il mondo continua, ma non sarà, questa è la mia opinione, globale nel senso dell'universalmente positivo e progressivo. Tornerà a una dimensione internazionale, cioè il conflitto, il confronto tra nazioni, ed è già evidente nel confronto tra l'America e la Cina, è già evidente sulle faglie, sulle linee di rottura che si stanno manifestando. Il Pacifico è meno pacifico di quanto fosse anni fa, l'Artico diventerà il luogo del confronto per le rotte commerciali tra potenze diverse, il prezzo delle materie prime è esploso per il fatto che si sono rotti i vecchi equilibri, è riapparsa l'inflazione con tutti i rischi che tutto questo comporta. Ecco, io ho parlato fin troppo, però credo che diverso e di più stia nel libro che io spero qualcuno legga. Grazie. Ecco, ti ringrazio per questa introduzione al tema. Ecco, però entriamo un attimo nel dettaglio. Sull'ultimo punto, sui conflitti aperti, io devo dire, credo che questi ci fossero già prima della pandemia, no? Latenti, conflitto Stati Uniti-Cina in realtà è ormai di vecchia data, già anche durante tutto il mandato di Trump iniziale. Il rapporto con la Cina è stato in qualche modo conflittuale e poi, ecco, sicuramente non evolverà in senso
pacifico, più pacifico dopo la pandemia. E proviamo a, parlando della globalizzazione, cercare di capire in che momento si è perso il controllo. In che momento, perché all'inizio è stata vista in modo soprattutto positivo, si sono visti solo gli aspetti positivi, poi a un certo punto anche nel libro tu dici si è perso il controllo, ma cosa è successo? Qual è stato il sintomo forte di questa perdita di controllo? Ma per 2 o 3 decenni in effetti si è sviluppata quella ideologia della globalizzazione tutta positiva e progressiva e senza rotture. Il primo punto di rottura, per come l'ho visto, è stato con la crisi finanziaria. La crisi finanziaria ha rotto il vecchio equilibrio geopolitico. Era un equilibrio basato sul G7. Il G7 erano 700 milioni di persone, il resto dell'umanità ruotava intorno al G7, ma erano miliardi di persone. Il G7 era un corpo politico unificato da un codice politico, la democrazia occidentale, da un codice linguistico, inglese, da un codice economico, il dollaro, e si chiamava Washington Consensus. Per 30 anni il mondo è stato in qualche modo organizzato su questo. E la crisi finanziaria rompe il vecchio meccanismo e lo vedi anche nel passaggio dal G7 al G20. Per inciso, il G7 era forte, il G20 è molto meno forte. Certo, e molto meno forte anche perché al tavolo G20 tu vedi paesi che non hanno la democrazia occidentale, vedi paesi che non parlano inglese, lo sanno ma non lo parlano, vedi monete diverse dal dollaro. Lì vedi la rottura del vecchio mondo, il passaggio a un mondo diverso da quello sognato o immaginato. Uno dei cambiamenti, ormai essendo vecchio lo ricordo, l'ho visto, è la posizione della Cina. Tu dici Trump, no, è una reazione che ci sarebbe stata, che c'è anche con presidenze democratiche. La Cina da 2012-13 assume una posizione di potenza. Ai miei tempi era un'entità mercantile, economica, ma non faceva la politica. Dalla nuova presidenza fanno politica e esprimono una posizione di forza politica, geopolitica. E le vie della seta, che sono il simbolo dell'espressione esterna, vengono messe prima nello statuto del partito, poi nella Costituzione e poi arrivano in tutto l'Occidente. Vengono e verso l'Africa, verso l'America del Sud. Ecco, la via della seta è la proiezione esterna di potenza, non solo economica, simbolica, della Cina. Ecco, il mondo cambia perché cambia dal suo interno la Cina, il mondo cambia perché non c'è più il G7, non sta più in piedi, e adesso arrivi alla pandemia che ha creato o accentuato gli squilibri. Ecco perché io dico, mi sembra, il mondo è meno globale di come era nel 2006, prima della crisi finanziaria, e diventa più internazionale, cioè più conflitto, più confronto tra, ci sono documenti di molti paesi che ormai parlano di guerra fredda. Io non credo alla guerra fredda, ma certamente è un mondo diverso da quello che era stato immaginato dagli illuminati della globalizzazione. È un mondo nel quale ogni paese manifesta la sua forza. Secondo me è anche un mondo nazionale nel quale riemergono anche radici e ragioni interne a ciascuno Stato, che non vuol dire sovranismo, piuttosto che vuol dire che
in alternativa rispetto a un mondo omologato, in fondo utopia vuol dire assenza di luogo, in realtà ritorni alle radici, ai principi, se posso dire, alle tradizioni, alla famiglia, alla tua storia, che non esclude gli altri, ma non può essere esclusa dagli altri. Ecco, ma dove... diciamo, nel libro si parla spesso di quelle che sono le minacce della globalizzazione, diciamo le sfide, in qualche modo i pericoli, no? E effettivamente, guardando l'Italia in particolare, però non solo l'Italia, direi l'Europa più in generale, arrivano un po' da tutte le direzioni, arrivano da est, da ovest, da sud e probabilmente anche da nord, almeno per l'Italia, no? E quali sono quelle più critiche dal tuo punto di vista? Ecco, cosa pensi che sia più pericoloso, magari in particolare per il nostro paese? Ma molto pericoloso per gli italiani sono le elite italiane. E se tu vai all'estero, tu temi un funzionario tedesco, devi temere di più un funzionario italiano, perché complessato tende a dire gli italiani, noi invece. Io vedo nel mio paese molti elementi di forza straordinaria che vengono in qualche modo nascosti o vengono schiacciati da forme di pensiero comune. Allora, faccio un discorso che voi direte berlusconiano, va bene? Allora, guardate la pubblicità. Cerco di essere oggettivo, non sto facendo un discorso, certo non scientifico, ma secondo me pratico. Guardate la pubblicità, come era prima del Covid. La pubblicità italiana era pari, se non migliore, rispetto alla pubblicità degli altri paesi europei. Se tu attaccavi una tele straniera, vedevi pubblicità più brutta o meno ricca della nostra. Ora, siccome tu spendi per l'inserzione e metterci dentro un tuo prodotto, un tuo servizio, non butti via i soldi se non c'è un riscontro economico effettivo nelle vendite. Il primo punto. Secondo punto, ti dicono è un paese che non solo va peggio degli altri europei, ma un paese che va indietro da 20 anni, da 10 anni. Guarda la tele di 20 anni fa o di 10 anni fa e confrontala con quella di adesso. Dalle automobili alla sanità, al cibo, ai vestiti, il tenore di vita è enormemente migliorato. Quindi io credo che siano anche le statistiche, la metrica, il PIL, sono stati inventati in un mondo che non c'è più. C'è un altro punto che invece è importante e gli scienziati non lo considerano. Tu guarda Google Maps o Rai News 24, 48, 24, la mappa luminosa dell'Italia. Quella è il vero dato, e cioè dire la parte adriatico-centrale del nord è illuminata, forse la regione più illuminata d'Europa. Forse la confronti col nord anseatico, e dove ci sono luci c'è ricchezza. Non è illuminata in quel modo la parte meridionale dell'Italia. Questo vuol dire che siamo un paese, forse l'unico paese davvero duale. E le nostre medie non sono mediane. Questo è il punto su cui dovremmo riflettere. La nostra criticità sta nel fatto che abbiamo una parte super ricca e una parte, e credetemi, molto più ricca delle statistiche, perché non c'è industria italiana che non abbia la holding all'estero, la trading all'estero, i conti fuori. La parte restante dell'Italia è quella che va sul pata, questo è il punto. Però se ti dicono un paese in declino così via, ovviamente risponde a una logica che non è reale, che è strumentale.
se fosse vero che decliniamo da 20 anni, probabilmente non saremmo nelle condizioni in cui stiamo, in cui la produzione industriale va bene comunque. Prendi l'autostrada ed è piena di tir. Ora, non è tipico di un paese in crisi o in declino, perché è una colonna continua di camion. E non credo che un camionista vada in giro solo per andare in giro. Adesso si aggiungono anche qualche auto a segno di un po' di riprese. Ecco, noi abbiamo certamente un punto di debolezza, di criticità, che siamo presi uguali e dobbiamo unificarci di più. L'altro aspetto è che abbiamo un enorme limite nelle classi politiche. E questo dico personalmente, non è possibile che il governatore della Banca d'Italia nel maggio del 2011, nelle considerazioni conclusive, scrive: la gestione della finanza italiana è stata prudente, le correzioni necessarie in Italia meno di quelle degli altri paesi. E poi il 5 di agosto, forse è un caso di omonimia, ma ti dice una lettera che devi anticipare il pareggio di bilancio, fare la tripla austerità del mondo e così via. Ecco, noi siamo un paese che non è riuscito a fare della sua ricchezza finanziaria il risparmio, non è riuscito a fare la sua forza. In realtà sembra che avere risparmio investito in titoli pubblici sia una debolezza e non una forza. Nel nord non hanno risparmio, hanno i debiti, ma sono virtuosi. Noi abbiamo il risparmio investito in un debito che grosso è nostro, ma siamo deboli. E quindi veniamo comandati da fuori, arriva gente che ci dice cosa dobbiamo fare e come, eccetera, ma non voglio fare politica. Però tanto l'ho già fatta. No, ma io devo dire, ecco, però mi vengono un paio di domande, no? Perché io in realtà... voglio dire, condivido un buon giudizio di fondo su fondamentali del paese, ho un sacco di paura per tante cose, però ecco, mi piacerebbe capire come si concilia questo ottimismo di fondo sul paese con questo, come dire, in qualche modo, non voglio dire grido d'allarme, ma insomma questo allarme sul pericolo della globalizzazione che poi c'è nei libri. Come si conciliano le due cose? Ma quello è generale, cioè dire la mia impressione è che in progressione, vedete, tutto inizia quando cade il muro di Berlino, quando cade il muro, internet, che era chiusa nei forzieri militari, viene liberata e chi l'ha usata all'inizio dice: eravamo un gruppo di giovani in un garage, non avevamo capitali ma avevamo una visione. Anche al Dipartimento di Stato avevano una visione. E internet e la rete vengono utilizzate come veicoli, come strumenti per diffondere i valori dell'Occidente in un mondo che allora era ancora diviso dalla cortina. E sulla rete si inventa la ricchezza in una progressione impressionante. Ai miei tempi, per un'operazione reale, la compravendita di un barile di petrolio, di una balla di cotone, c'erano 4-5 operazioni finanziarie. Il prezzo, l'assicurazione contro i rischi di cambio di tasso, perché volevi evitare di essere danneggiato, volevi il prezzo di quel bene, non volevi la speculazione finanziaria, gli effetti finanziari, l'assicurazione sul prodotto. E allora, vedete come è cambiato il mondo, quelle operazioni di assicurazione si chiamavano hedge, vuol dire assicurare. Ebbene, un conto è che io mi assicuro contro il rischio che brucia la mia casa. Un conto è che io mi assicuro contro il rischio che brucia la tua casa. Quella non è un'assicurazione, quella è speculazione. La componente speculativa è andata
moltiplicandosi in modo infinito e parossistico. In questo momento le operazioni finanziarie sono 3,5 volte quelle reali. Ai miei tempi l'unità di conto, già pompatissima, era il billion. Adesso in pochi anni è diventata il trillion. Ecco, secondo me i rischi vengono da lì. Cioè dire, i rischi vengono da un eccesso di finanza che risponde a se stessa, che non viene più neanche comandata, agisce su impulsi di computer, e prima o poi, secondo me, succede un casino, ovvero stiamo danzando sull'orlo dell'abisso. Speriamo di no, naturalmente, però escludere che il meccanismo crolli è, devo dire, poco prudente. L'impressione che l'eccesso di finanza porti a rischi di sistema, ma non riguardano l'Italia, riguardano il sistema. Voi sapete come funziona, per esempio, il circuito della BCE, che pure è importante. Da ultimo ci hanno salvato e quindi è giusto riconoscerglielo. Avete presente i soliti ignoti? I soliti ignoti sono un significativo contributo al PIL, perché lavorano l'inchiostro, la carta, il torchio. Il sistema del BCE è questo: uno Stato si indebita senza limiti, piazza i titoli di debito alla BCE, gli paga un po' di interessi, la BCE utilizza quei soldi, in teoria per finanziare, al fine di finanziare l'economia, in realtà li ricolloca alle banche centrali dei singoli paesi. E le banche centrali dei singoli paesi fanno il dividendo ai governi, che mi sembra un giro piuttosto, come dire, non efficace dal lato dell'economia. Non sono soldi che vanno all'economia, sono soldi che girano in questo modo. Io mi ricordo che ai miei tempi imploravo la Banca d'Italia di farmi un dividendo di 20 milioni, 30 milioni, più che poi. Adesso il dividendo è 1,6 miliardi o dintorni, c'è qualcosa che non va. Ecco, ho detto il giro dei soldi del BCE, ma ce ne sono tanti altri. Credo che ci sia un eccesso di finanza. Sì. No, diventare inflazione e poi il casino. Ecco, no, io volevo aggiungere un'altra cosa invece, oltre all'eccesso di finanza, una cosa che vedo un po', che vedo io, per esempio, diciamo, a livello un pochino più basso e tecnologico, semmai. Effettivamente abbiamo un impoverimento della base tecnologica italiana, di sicuro, parzialmente anche europea. E per esempio, ecco, uno degli effetti della globalizzazione, ma anche della rivoluzione digitale, giusto per introdurre quest'altro tema, è che su alcuni settori già importanti e prevedibilmente in futuro ancora più importanti, effettivamente l'Europa, e a maggior ragione l'Italia, è schiacciata dalla concorrenza della Cina da una parte e dagli Stati Uniti dall'altra, no? Perché prendiamo le FANG negli Stati Uniti, che diciamo dominano totalmente il settore anche europeo, e contemporaneamente tutti gli sforzi, come si diceva prima, nel campo dell'intelligenza artificiale che fa la Cina. Ecco, lì noi siamo veramente un po' bloccati, ma anche proprio culturalmente, perché la sensazione forte è che l'Europa sia più preoccupata di mettere regole per difendere la privacy e limitare i danni, no, di queste danni potenziali, diciamo, di queste tecnologie, che cercare di sfruttare l'occasione e competere in qualche modo. E quello nel periodo neanche tanto lungo, forse anche breve, medio, rischia di essere un fattore di rischio notevole, come dire, per perdere posizioni. Ma diciamo, l'Europa è stata grande dalla fine della guerra fino alla caduta del muro. Il MEC era un esempio di sviluppo, di progresso, e ci ha dato tanto, e ha dato molto anche l'Italia. Una delle cose impressionanti è che l'Italia entra nella comunità del carbone e dell'acciaio senza avere né il carbone né l'acciaio, ma vuole l'Europa, e ha avuto l'intuizione giusta, i nostri dati, i fondatori.
Dalla caduta del muro fino alla crisi, in effetti l'Europa ha fatto cose importanti, ma anche cose negative, del tipo, dico le critiche che facevo io. Primo, fare la banconota da un euro, come il dollaro. Se vuoi fare una moneta globale, non fai la monetina globale, fai come il dollaro. Mi fu detto che era sbagliato. Io misuravo le regole europee su chilometri lineari. E mediamente ogni anno le regole europee erano 10 chilometri di nuove regole. E questo non è solo l'ossessione demenziale sui fagioli o sui piselli, è che tu danneggi un'economia. L'Italia ha avuto un danno enorme dall'Europa, non per il cambio con l'euro, che anzi è stato anche alla fine gestito bene, ma tu non puoi togliere di colpo i dazi, mettere di colpo enormi quantità di regole, imponendo questo ambiente alla piccola e media impresa. Una grande industria può anche pagare i costi dell'avvocato che applica le regole europee, ma la piccola e media industria italiana è stata, impresa italiana è stata enormemente danneggiata. Quando io dicevo non togliete di colpo i dazi per difendere la nostra impresa, fu una follia toglierli di colpo e in più imporre una infinita quantità di regole, che tra l'altro hanno reso anche odiosa l'Europa. Cioè, devo capire perché l'impianto della luce deve essere messo a norma nella casa di un contadino dell'Appennino o di un contadino delle Ardenne. Tu devi unificare le cose che hanno un rapporto comune. In America hanno normalizzato le ferrovie, non normalizzi gli impianti della luce. Prima della Brexit l'Europa stava facendo la direttiva che normalizzava tutte le toilette europee, cioè dire in nome della Diacqua, i gabinetti, i bidet, ammesso che ci fossero d'Europa, devono essere tutti uguali. Tu capisci che magari c'è qualcosa che non funziona in questa ideologia. E l'Europa ha fatto la globalizzazione, l'allargamento, ha fatto anche un sacco di errori. Da ultimo, si è messa dal lato giusto della storia con gli Eurobond, con il piano. Non sono andato all'ufficio brevetti, ma l'idea degli Eurobond è della presidenza italiana del 2003 e poi di nuovo, ricordo, l'ho ripresa con il presidente dell'Eurogruppo Juncker nel 2010. Fu negata fino a gennaio del 2020. Poi di colpo sono fatti gli Eurobond e secondo me è stata una cosa positiva. Io sono convinto che siano una cosa positiva dell'Europa, come è stato positivo l'acquisto della Cina. Avranno fatto anche un po' di casino, ma fondamentalmente con gli Eurobond, con i vaccini, l'Europa ha dimostrato di essere utile ai cittadini. Questa doveva essere la sua missione fin dal principio, non fare regole demenziali, non fare errori come sono stati fatti. Ma adesso pare che facciano meno errori di prima. Non voglio sembrare troppo conformista, ma insomma va riconosciuto. Ho capito. Prima, citando la profezia di Leopardi invece, no? Sulla crisi e sul rischio di disaffezione per l'idea di in qualche modo di patria. Ecco, c'era un paio di passaggi in cui si citava la Repubblica di Weimar, no? E effettivamente che è un insomma è oggettivamente inquietante, ma è stato anche un periodo, come dire, fecondo dal punto di vista intellettuale, scientifico, per carità, però ovviamente poi alla storia è rimasto come un punto, come dire, basso della storia, diciamo, tedesca e, se vogliamo, europea in generale. Ma in che aspetti c'è somiglianza? Ma Weimar è il luogo, se vogliamo, del casino anarchico più assoluto. C'era gente che andava in giro per strada con al guinzaglio
uno struzzo, c'era la dissoluzione dei costumi, c'è stato un po' di tutto. Weimar è comunque evidente nella crisi finanziaria, cioè dire nella perdita di valore della moneta, che non è un fatto astratto. Tu avevi un solido risparmio tedesco, scomparivano da un giorno con l'altro i tuoi soldi. Ecco perché dicevo di Goethe, del Faust, che poi è un po' questa storia, ispirato da Lucifero o da Mefistofele, non mi ricordo quale dei due, va dal re e gli dice: il regno è in crisi, ma ho la soluzione per uscire dalla crisi. E il re dice: bravo, bella, dimmi. Dice: per diritto romano l'oro che sta nel sottosuolo appartiene al sovrano, ma io non ho i soldi per pagare i minatori che lo scavano. E il diavolo dice: ma qual è il problema? Non è necessario che tu scavi l'oro, è sufficiente che tu dica che l'oro c'è. La gente ci crederà, tu lo stamperai sulla cambiale di Mefistofele, che è l'antenata della banconota, e il problema sarà risolto. Ecco, Weimar è un caso in cui si è creato denaro da nulla, si è stampato in continuo fino a che il denaro non ha più avuto valore. Io in questo momento vedo, spero di no, ma vedo elementi di follia nella creazione. Quando ti dicono che il debito è buono, un religioso ti dice: non esiste il peccato buono, il peccato è sempre peccato. Ora, c'è stato un periodo nel quale si diceva: il debito fatto per investimenti è la golden rule, quindi va bene, è possibile. Però che il debito in assoluto sia buono, io ho dei dubbi, anche perché sarà pure buono, ma è cattivo per, se tutto sta in piedi, per i tuoi figli. Io, ecco, vorrei che ci fossero più elementi di serietà e di responsabilità che non nell'annuncio: il debito è buono, il debito è sostenibile, tanto i tassi sono a zero, anzi sotto zero. Come diceva Marx, che forse in alcune application di altri, ma ci prendeva, disse: il tasso zero sarà la fine dell'economia capitalistica. Siamo ai tassi sotto zero. Dunque, per diciamo, prepararmi a questa conversazione, sono andato a guardare un po' di libri precedenti. Il precedente è Mundus Furiosus, tra l'altro è una locuzione che è effettivamente molto bella e seducente, è la paura e la speranza, perché in realtà insomma, si nota che di fatto insomma, viene quasi da dire che più o meno è sempre un rinnovamento dello stesso libro, no? Di fatto ogni volta si riprendono i primi temi e poi si aggiornano e si arricchiscono anche sulla base di quello che è successo. E però sono andato a guardare un po' di differenze, no? E allora vengo a chiederne conto in qualche modo, no, giusto per curiosità, perché su alcuni aspetti sembra che in qualche modo il pensiero sia cambiato, no? Mi piacerebbe capire perché. Per esempio, nella paura e la speranza c'è una forte preoccupazione sulla curva demografica nazionale. Viene citata più volte e devo dire una preoccupazione che condivido. Io penso quella sia la più grande minaccia da dentro che abbiamo noi come paese, e devo dire anche come nazioni europee, perché più o meno siamo accomunati da questa situazione diciamo poco rosa per il futuro. Mentre invece nelle tre profezie, e ho cercato, visto che con libri elettronici si fa presto a cercare le singole parole, ho cercato demografia, compare due volte, il problema associato alla Cina però, mai all'Europa. Ecco, cos'è cambiato nel modo di vedere il problema, di leggere il problema? Beh, è vero che c'è, come dire, una continuità nei vari scritti, sono 20 anni, anche di più, ho detto, su Corriere nel luglio dell'89. Evidentemente poi
cambia il taglio del libro, la sensibilità, non ti viene in mente una cosa, poi l'editore ti dice che più breve il libro meglio è, e quindi più viene letto, per cui c'è un po' effettivamente di differenze da un libro con l'altro, ma non sono strumentali o del tipo la demografia non è più un problema. La demografia è sempre stata oggettivamente un problema. Certo, era un modo, io mi ricordo nella Paura e la Speranza, per inciso, è il libro che dice che arriva la crisi, e infatti sarebbe arrivata la crisi finanziaria, quella del 2008. E lì, e mi ricordo, iniziava a scendere un mondo strano dove un viaggio a Londra costa meno del carrello della spesa. E quindi è un mondo in cui avremo più telefonini e meno bambini. Quindi c'era anche un po' di demografia, eccetera. No, da noi io credo che quello della demografia sia un tema drammatico in assoluto, ma è drammatico soprattutto nel caso della Cina, perché la Cina ha un enorme blocco demografico, geografico all'interno, Google Maps guardi, la costa è illuminata, all'interno è un buco nero, è nera, però ci sono dentro 800 milioni di, per la prima volta nella storia, di anziani, di in ambiente rurale. Tu vai a 80 anni a tirare il trattore. Questo è il grande dramma della Cina, che cerca non di conquistare la nostra terra, ma di mantenere quello sviluppo che ha avuto e che rischia di perdere perché ha il declino demografico. Io una volta fui invitato a parlare sulla globalizzazione alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino. Il giorno dopo fui invitato per una conversazione con il presidente della scuola in Cina, che è tutto, come dire, ideologico. Il partito conta più di tutto, più del governo, e la scuola conta ancora più del partito, che è il cervello. Vado e incontro il presidente della scuola, che era invece il presidente della Repubblica, attualmente il presidente della Repubblica. Discussione, mi ricordo, uomo di grande classe, intelligente, quel che l'è, e comunque gli interessava come ha strutturato l'Europa, perché la Cina è fatta da province. E comunque la discussione chiude con questa frase: vorremmo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi. E questa è, nella sintesi di una frase, il problema che ha la Cina, il grande problema che ha la Cina, ed è la frase di uno statista. Vorrei vedere chi è capace di fare frasi simili dalle nostre parti. Sì, di sicuro c'è più consapevolezza del problema in Cina che a dire in generale in Europa. In Europa il tema effettivamente viene molto molto poco toccato. Ecco, un'altra cosa dove ho notato una differenza è nell'importanza delle istituzioni europee. C'è un passaggio nella Paura e la Speranza dove si propone che il Parlamento europeo abbia iniziativa legislativa, no? E io a un certo punto leggo quella cosa come un desiderio di più Europa, no? Nelle tre profezie in qualche modo c'è una speranza che l'Europa ritorni allo spirito del mercato economico, della comunità economica europea, no? Che effettivamente oggi leggo come un po' meno Europa, no? Leggo bene oppure ho interpretato? Diciamo che l'Europa è molto cambiata, e l'Europa del 57, il Trattato di Roma, è il momento più alto nella storia dell'Europa. Prima di firmare il trattato invocano la divina benedizione, in un qualche modo ci riescono, l'esperimento del mercato è straordinario. Tra l'altro, guarda la foto chi firma, è in bianco e nero, ma sono uomini, hanno fatto la guerra, la resistenza, le biblioteche. Guarda le foto di adesso, si chiamano family photo, sono in bianco e nero, ma non ti dà la stessa idea di pensiero, di solennità che ti dava quel tipo di Europa. E io
io ho cercato di torno a dire chi propone la banconota da un euro, sapendo che caos avrebbero fatto le monetine. Oppure io ho chiesto di la presidenza italiana di fare gli eurobond, tra l'altro con l'idea di usarli anche per la difesa europea, perché ha un esercito comune, è pro contro l'Europa. Chi dice che si fanno troppe regole demenziali è pro contro l'Europa. Era un'Europa che voleva dare le sanzioni alla Germania, che era già in deficit eccessivo. Dare le sanzioni alla Germania nella storia porta sfortuna. E non furono date perché era ingiusto darle, era pro contro l'Europa. Torno a dire tante altre cose. Adesso vedi oggettivamente i cambiamenti, però vedo anche una grandissima superficialità ancora. Guarda la foto e confrontala con quella del 57. Erano l'Europa non è fatta, cioè quello che io, l'Europa è stata fatta da, certo anche da fattori e valori economici, ma è stata fatta dalla cultura, dal pensiero, dagli ideali. Gli scritti più belli sull'Europa sono di Paul Valéry, che è un poeta ma ha scritto sull'Europa. È stupendo il saggio di Camus, Atene 1955, sul futuro dell'Europa. L'Europa non può essere complessa nel tasso di interesse come è adesso, come è stata. Deve avere un profilo culturale, morale superiore, fatto anche dagli uomini. Troppi uomini si sono occupati del tasso di interesse o della prospettiva di fare carriera andando, finito il mandato, di andare a lavorare nella banca d'affari. De Gasperi non l'ha fatto. Beh no, De Gasperi no. C'è un altro passaggio che secondo me, ecco, in quel tempo era abbastanza anticipatorio di quella che poi in realtà è stata una tendenza, è un passaggio in cui si propone di bloccare l'attività dei fondi sovrani, ok? Che invece in realtà negli ultimi 15 anni è veramente diventata molto più anche aggressiva da un certo punto di vista. Perché i fondi sovrani sono probabilmente fanno parte di quell'importanza eccessiva che ha la finanza rispetto all'economia? Cos'è che perché drogano il sistema in pratica? Dunque, i fondi sovrani, come dice il nome stesso, erano il braccio finanziario degli stati. Quindi non erano entità economiche, erano entità politiche, pubbliche. Ci sono fondi sovrani, tra virgolette, buoni, supponiamo i norvegesi prendono il petrolio e lo mettono nel fondo sovrano giapponese, norvegese. E altri fondi sovrani sono invece il braccio di potenze straniere, a volte utile, a volte è un braccio che viene usato per portare via tecnologia, know-how, informazioni. Quello che allora era un obiettivo adesso è raggiunto, perché l'azione dei fondi sovrani anche in Europa viene limitata, viene bloccata. L'Europa è passata dalla logica del fair trade, tutto ciò che di mercato è libero, alla logica, scusate, del free trade, tutto è libero, alla logica del fair trade, cioè un mercato un po' più corretto. Per inciso, e finisco, dopo la grande crisi del 2008 si confrontano due visioni politiche. La visione del governo italiano, mia in parte, anzi, ed era: servono regole per l'economia, servono regole che rendano il mercato non libero ma regolato. E fu scritta una bozza di trattato multilaterale, si chiamava Global Legal Standard, e fu votata dall'Assemblea dell'OCSE. Si confrontava con un'altra idea: non servono regole per l'economia, bastano alcuni criteri per la finanza, e i criteri per la finanza devono scriverli i finanzieri che se ne intendono di finanza più degli altri. E si chiamava Financial Stability Board. Per inciso,
stiamo parlando 2008-2009, il presidente del Financial Stability Board era Mario Draghi. Vince il Financial Stability Board e infatti non ci sono state regole per l'economia, lo sviluppo della finanza. Sono andato a rivedere il vecchio Global Legal Standard, all'articolo 4, 10 anni fa, c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche. Vi dice niente rispetto a quello che è successo? Magari non sarebbe stato decisivo, ma è il principio di una riflessione sul mondo che ti porta anche a cose tipo la pandemia. Ecco, proprio sul Global Legal Standard, io l'ho letto perché nel libro è riportato, no? C'è in fondo è riportato in dettaglio. Onestamente, leggendolo oggi sembra un insieme di posizioni molto ragionevoli, onestamente. Cioè, no, quello che mi piacerebbe capire è perché all'epoca cos'è che all'epoca non piacque del Global Legal Standard? Perché letto oggi sembra tutto sommato, difficile da non condividere, cioè non vedo punti come dei dirimenti, ecco, non so, magari sono cambiate le cose, ma dov'è, quale fu il punto all'epoca? Non è che non piacesse il Global Legal Standard, fu anche votato dal Boxe, ma piaceva ancora di più la finanza di Wall Street, fu più forte della politica e, ripeto, fu decisiva per archiviare il povero Global Legal Standard, che invece secondo me era la cosa giusta. Date un colpo di telefono al presidente Draghi e gli spiega com'è che è riuscito a imporre la finanza sulle regole o accettare un mondo. In realtà il vecchio mondo per 2 secoli è stato liberté, égalité, fraternité. Dalla globalizzazione è cambiato, è diventato globalité, marché, monnaie. E la massa della finanza ormai sovrasta quella della realtà. La politica si è fatta comprare, corrompere, annichilire, e ormai comanda la finanza. Quando c'è il cambio delle consegne tra... Io sono assolutamente contrario, anzi spero, penso che prima o poi dappertutto, anche in Italia, qualcuno ha ragioni, però... Quando c'è il cambio delle consegne Draghi-Lagarde a Francoforte, la platea è fatta dai capi di Stato e di Governo e sono lì ad applaudire. Ma voi pensate che Adenauer, De Gaulle, De Gasperi, Cossiga, Togliatti sarebbero andati lì ad applaudire i banchieri? Eppure così. C'è un capovolgimento quantomeno di importanza, no? di gerarchie. Questo effettivamente ormai è diventato, è una cosa acquisita. Ecco, un'altra cosa, nella paura e la speranza c'è una previsione che mi pare non abbia funzionato, no? Ecco, però è divertente magari parlare. C'è una previsione forte sull'inflazione in quel momento. Perché in qualche modo si dice, sta emergendo l'Asia, la Cina è desiderosa di materie prime e di beni in generale e quindi arriverà una forte inflazione. E invece c'è stato un effetto totalmente deflattivo della globalizzazione, no? Ora magari misto, nel senso che alcune cose sono andate giù, in alcune fasi le materie prime invece sono effettivamente salite. Insomma, cosa è successo? E effettivamente, diciamo che la paura fu scritta nel 2007. E nel 2006 su Corriere avevo scritto un articolo intitolato "L'America rischia un nuovo 1929". Era difficile prevedere da che lato sarebbe venuto. Ricordo gli illustri economisti dicevano, non ci ha detto in che banca, in che anno, quindi era una previsione sbagliata. Ora è stato Lehman nel 2008, poteva essere un'altra nel 2009. Era chiara la rottura del sistema, che poi fosse per via dell'inflazione
o per via della rottura del sistema bancario. Francamente non saprei dire. I subprime furono inventati in America per compensare il ceto medio lavoratore americano. I capitali andavano in Asia, si perdevano posti di lavoro, ma gli dissero: la tua casa non vale $10,000, vale $30,000. Su questi fai un mutuo e con quello ti compri il gippone, mandi a scuola i bambini, eccetera. E sapere come inventarti per creare una ricchezza fasulla. Quando scoppia, la mano, gli economisti dicevano la mano invisibile del mercato, io l'ho visto, in una notte fu sostituita dalla mano visibile dello Stato, che nazionalizzò tutto in America. Da lì cominciano a stampare moneta. Lo chiamavano helicopter money, soldi distribuiti, e ha continuato così. Non c'è stato un effetto di inflazione, ma c'è stato un effetto di esplosione della massa monetaria. C'è un rischio che succeda di nuovo? Sì. Da che parte? Non lo so. Può essere nelle banche, può essere da un'altra parte, questo francamente non so. Però torno, e spero di no, ma temo che stiamo di nuovo danzando sul bordo dell'abisso. Perché speriamo di no, andiamo in chiesa, preghiamo. Vorremmo tutti che questa è una... ovviamente è una preoccupazione forte e diciamo la cosa che traggo, il diciamo, residuo secco più importante che traggo questa conversazione è proprio l'attenzione al pericolo della eccessiva importanza della finanza. Mi sembra questo sia il leitmotiv un po' di tutto, più che la rivoluzione digitale, più che voglio dire le istituzioni europee, proprio la finanza eccessiva e insomma, è quello che porto a casa io, diciamo, in modo particolare dalla conversazione. D'accordo, io ringrazio di nuovo il professor Tremonti per aver partecipato. Abbiamo detto di chiudere in un'ora e manteniamo la promessa a tutti quelli che hanno assistito alla conversazione e che la vedranno su YouTube e su Facebook, dove ovviamente rimarrà. E grazie ancora. Grazie a tutti, grazie.